Maurizio, la prima domanda che sorge spontanea è che cosa sta succedendo al rinnovo del contratto del vostro settore? Mi sembra una situazione anche alquanto paradossale sotto certi aspetti. Sì, è una situazione veramente anomala. Credo che sia un precedente che non si è mai creato nella storia contrattuale del settore dell'agroalimentare, soprattutto in particolare in questo caso del rinnovo dell'industria, del contratto nazionale dell'industria alimentare. E quindi una situazione particolare perché la trattativa sembrava avviata recentemente, c'era anche una sorta di impegno da parte di Federalimentari, che è la diretta emanazione di Confindustria, ad affrontare tutte le parti normative e ad un certo punto sulla soglia, come dire, di uno scarto molto anche piccolo, di quasi 13 euro, Federalimentari si è opposta a chiudere il circolo del negoziato e chiudere la trattativa per tutto il comparto dell'industria alimentare. E quindi alla fine sono proseguite le agitazioni, sono proseguiti gli scioperi con il blocco degli straordinari e il blocco delle flessibilità e poi successivamente con la dichiarazione a tappe diverse di alcune ore di sciopero in diverse giornate. Quello che abbiamo poi registrato è che ormai alla data attuale, progressivamente, le più grosse associazioni dell'industria alimentare hanno accettato di firmare, di siglare il contratto. Le associazioni, quali Union Food, Assobirra, Assica, ma ormai nel circa 14 associazioni, almeno una decina hanno tutte firmato e raccolgono tutti i più grandi gruppi industriali dell'industria alimentare. Hanno siglato il contratto con tutte le condizioni, con tutti gli aumenti. E naturalmente uno si chiede: ma perché questo? Perché Federalimentari, dirette emanazioni di Confindustria, hanno accettato, ha perso, come dire, autorevolezza e rischia di perdere rappresentanza così, della maggior parte del comparto dell'industria alimentare. Ma noi riteniamo perché il nostro è un contratto di qualità che fa fare un salto di qualità nella normativa e soprattutto anche per quanto riguarda l'aspetto salariale, perché oltre a recuperare ampiamente l'inflazione e quindi far recuperare le retribuzioni, i valori dell'IPCA, inserisce un nuovo istituto che è lo IAR, che sostanzialmente svincolato dall'inflazione cerca in qualche modo di monitorare l'andamento del settore e in base all'andamento generale del settore, oltre all'inflazione, garantisce un ulteriore aumento retributivo e dagli 84 euro dell'IPCA dell'inflazione abbiamo aggiunto 35 euro dell'istituto aggiuntivo della retribuzione, questo IAR. E che porta a 119 l'incremento nel quadriennio per un totale abbastanza importante di oltre 2.900 euro nell'arco del quadriennio, 2.958 per l'esattezza. E quindi è un buon risultato. È ovvio che la partita che sta giocando Federalimentari sta facendo leva sugli ultimi fedeli a Federalimentari, quindi a Confindustria, e quindi sta esprimendo in qualche modo quello che è il nuovo orientamento di Bonomi, di cercare di non rinnovare i contratti e se proprio si devono rinnovare di abbassare, come dire, il più possibile i costi, non inserire nuovi istituti economici. Noi creiamo un nuovo precedente, un nuovo istituto che per il futuro darà spazio di ampi recuperi economici, ma perché riteniamo anche e soprattutto che oltre, come dire, a un ragionamento di corretta ridistribuzione nel territorio della ricchezza che viene prodotta nel comparto industriale, c'è anche un ragionamento. Se siamo convinti che il futuro dell'alimentare, dell'industria alimentare, ha, come dire, la possibilità di sviluppo e di vincere la concorrenza non solamente
sul risparmio dei costi. Se si sceglie questa strada, è una strada che oggi fa mettere soldi, qualche lira in più in tasca alle aziende, ma per un domani, vuol dire, demotiva i lavoratori, demotiva la forza lavoro nelle aziende, non fa sviluppare la professionalità, perché se non c'è soddisfazione, non c'è buona retribuzione, non c'è nemmeno qualità della produzione. E questo è un elemento essenziale, fondamentale per l'industria alimentare del futuro. C'è un problema di costi, certo, non bisogna, come dire, bisogna essere sensibili anche a questa problematica, e in questo senso anche la contrattazione di secondo livello ha dei, come dire, dei premi legati agli obiettivi, ma in termini generali dobbiamo avere dei paletti che tutelano i lavoratori nel settore attraverso il contratto nazionale, che in qualche modo, ripeto, ridistribuisce adeguatamente la ricchezza prodotta nel settore in maniera di soddisfare i lavoratori e quindi anche incentivarli a crescere in termini qualitativi, e questa è la base per la qualità di tutto il comparto, per avere il futuro, per avere un futuro. Insomma, questo è sostanzialmente. Purtroppo il fatto che Confindustria e quindi Federalimentari siano per ancora il no alla firma di questo contratto crea un problema, perché il rischio che si facciano poi dei contratti separati, si faccia dumping sindacale con altre associazioni che vanno a firmare altri contratti di basso livello, e che quindi si miri allo sgretolamento del comparto, del settore, del contratto unico. Noi siamo consapevoli di questo rischio, di questa carta che sta giocando Confindustria attraverso Federalimentari nel nostro settore, per cui stanno continuando le agitazioni, gli scioperi in tutti i settori che non hanno firmato, nelle aziende che non hanno firmato, e quello che assistiamo è che sì, abbiamo ancora, come dire, in Lombardia abbiamo aziende storiche che hanno fatto da freno storicamente nei rinnovi dei contratti, come l'Inalca del gruppo Cremonini. Parliamo di marchi di prodotti rinomati come Montane, Manzotin, che ha fatto un po' la storia, Italpizza, Risoscotti, Pasta Lensi, che non hanno, si rifiutano di applicare il contratto e seguono, come dire, l'input e l'orientamento di Federalimentari. Però è anche vero che di molte associazioni, di alcune associazioni che hanno detto di no, stiamo assistendo progressivamente a uno sgretolamento, e le singole aziende, molte di queste aziende, di settori, di comparti che hanno detto no, vengono individualmente a firmare questo contratto nazionale. Lì, in quelle aziende in cui non si firma, l'iniziativa continua, la lotta continua, e naturalmente noi vogliamo mirare al contratto unico, e speriamo che con l'anno nuovo Federalimentari e Confindustria come dire, facciano una riflessione più saggia e si accingano poi a firmare questo contratto. Naturalmente nelle aziende dove non si firma si continua l'agitazione, c'è la solidarietà di tutto il comparto alimentare, anche i delegati delle industrie che hanno firmato vanno davanti a quelle aziende, vanno a dare forza, solidarietà a quei lavoratori, perché c'è la consapevolezza che ci deve essere l'unità dei lavoratori per avere un contratto unico, perché un contratto unico vuol dire migliori normative retributive, più diritti, e avere più forza anche per il futuro per mantenere, come dire, un livello contrattuale di alta qualità.